Ciao a tutti, oggi andiamo a provare questo TV Box Globmall X3, un TV Box economico, esteticamente direi anche abbastanza carino, ed è un quadratino da 10x10, con, vedete, un po' un design che ricorda un po' la cioccolata, e infatti ecco perché nel mio logo ho utilizzato la mia faccia che mordo questo TV Box. E prima di farvi vedere le connettività, volevo far vedere il telecomandino finalmente un po' diverso rispetto al solito. E qui troviamo come personalizzazione il tastino per andare direttamente nel media player, non per aprire codi, e il tastino help, che poi vedrete dopo, è una sorta di categoria dove potete andare a scaricare tutte le varie applicazioni non scaricabili da Play Store, che vi farò vedere dopo. Allora, dicevo, qua davanti abbiamo un piccolo LED che si illuminerà di rosso quando in stand by e in blu quando si è acceso. Poi passiamo direttamente sul retro, che abbiamo uscita audio ottica LAN, uscita AV, che il cavo non è in dotazione, HDMI, entrata di alimentazione, due USB 2.0 e micro SD se vogliamo inserire i nostri contenuti direttamente sulla memory. Al suo interno c'è una CPU un po' strana rispetto al solito, come potete leggere anche qua, la ZX296716, direi che equivale a una CPU S905X, ma direi di andarla a vedere più insieme adesso. Dopo un bellissimo logo iniziale di accensione, questa qui è la prima schermata dove troviamo tutte le varie applicazioni più o meno suddivise per categorie, e notiamo questo tastone qui help che potevano scriverci non premere, perché ha attirato subito la mia attenzione. Qui troviamo anche, intanto è già aperta la pagina del browser web, troviamo questa freccina qua che è la freccia praticamente del telecomando che noi dovremmo andare a spostare tutte le volte che apriamo il browser web. Questo è quello che succede se utilizziamo un mouse. Noi accettiamo, ho premuto il tasto help, possiamo andare a scaricare direttamente Kodi, perché Kodi non si scarica dal Play Store, oppure le altre applicazioni che potete vedere qui, come Netflix, che non è già preinstallato, e invece YouTube è già preinstallato. Insomma, tutte le applicazioni che vedete qua non si possono scaricare dal Play Store, perché non è pienamente supportato, non so bene il perché, molto probabilmente perché la versione che abbiamo qui installata, la versione così aggiornata, Google non permette di installare determinati programmi. Dopo aver premuto il tastone help, dove ci aiuterà a scaricare determinate applicazioni, faccio vedere nelle impostazioni che se noi andiamo nel display, controllate al primo avvio, perché da me si è avviato in automatico e la risoluzione era in HD. Quindi vi consiglio di cambiarla in Full HD o 4K in base al vostro televisore. Non ci sono tantissime personalizzazioni, e vi faccio vedere direttamente lo spazio di archiviazione di questo TV Box, che è veramente stretto, perché lo spazio di spedizione, dopo aver installato 2-3 applicazioni, lo spazio disponibile 1,8 GB, quindi direi che siamo già al limite, e collegandoci una memory o comunque una chiavetta USB lo spazio non si può ampliare. Come avete visto, le impostazioni sono un po' insolite in questo modo qui, perché monta la versione di Android, adesso ve la faccio vedere subito, 7.1 con le patch di sicurezza aggiornate 2016, quindi versione super aggiornata, anche se di aggiornamenti non ce ne sono e secondo me non ce ne saranno neanche più. Torniamo subito indietro, applicazioni. Se vi dicevo che le personalizzazioni sono molto poche, anche le applicazioni preinstallate sono proprio il minimo indispensabile, e ne approfitterei subito per sfruttarlo con Kodi. Vedete che c'è qui il media player che è già preinstallato, invece Kodi dovete scaricarlo a parte e non dal Play Store, tramite il tastone help che vi ho detto poi prima. Se noi andiamo direttamente in movie, apriamo la chiavettina, l'ho messo qui, eccolo qui, ok,
che è un breve video test in 4K, 60 frame per secondo, codec H265, quindi il top dei top, e riesce a riprodurlo senza problemi. Come vedete è un video utilizzato sui televisori Samsung, utilizzato proprio come test. Usciamo proprio così, exit, e vi faccio vedere anche le altre applicazioni di riproduzione video, applicazioni che come Netflix funzionano perfettamente, poi anche Prime Video funziona molto molto bene, anche se vi ricordo di andare nelle impostazioni e controllate la qualità video. Qualità video impostata anche al massimo non supera mai il 720p, quindi risoluzione solamente in HD, risoluzione massima anche in RaiPlay che funziona perfettamente, possiamo anche vedere tutte le dirette, solamente che in Full HD non passerà mai. E stessa cosa anche YouTube, come potete vedere, io vado ad aprire anche un mio video, la risoluzione massima è sempre 720p. Ho notato una cosa, ok, risoluzione massima HD, come vi ho detto la CPU integrata non è proprio una delle più conosciute e ho voluto effettuare un benchmark. Ok, lo sono andato a scaricare direttamente tramite browser web perché dal Play Store non è supportato. Beh, insomma, la maggior parte delle applicazioni non sono supportate, bisognerà andare a cercare l'APK proprio nel web. Avviando questo test ho notato che salta direttamente il test GPU. Allora ho fatto finire il test e infatti il risultato della GPU non è visibile. Quindi vi ritroverete un risultato scarsissimo, ok. Sinceramente mi aspettavo anche qualcosa di più. Sinceramente dopo aver effettuato il test benchmark pensavo non partisse nemmeno neanche un gioco. Anche se con stupore ho notato che praticamente quasi tutti i giochi sono disponibili al download. E così ho voluto provare a scaricare Max Payne. Sì, con gran stupore funziona, però direi che giocabile proprio al minimo, darei proprio un voto 6 perché funziona, quindi qualità gaming sufficiente. E per chiudere tutte le app c'è il classico tastone qua sotto, multitasking, che noi possiamo andare a riaprire un'applicazione qualsiasi, se riesco ad andare giù, aiuto, non giù giù giù, possiamo cancellarle tutte finalmente, oppure effettuare una pulizia della memoria, che direi tastino quasi inutile. Come avrete visto anche voi, le prestazioni di questo TV Box non sono proprio ottime. Questa CPU non è che mi ha convinto tantissimo ed ero proprio curioso di provare un TV Box diverso dal solito, perché finalmente monta sistema operativo Nougat, quindi un pelino più aggiornato rispetto al solito Marshmallow, però devo proprio rimpiangere questa scelta perché la versione 6.0 secondo me è la migliore di tutte e la più stabile. Con tutte le applicazioni le ho sempre scaricate dal Play Store, cosa che su questo TV Box è impossibile e dovrete andare manualmente a cercare i vari APK online. Quindi non è un TV Box proprio adatto a tutti. Ok, il funzionamento è plug and play perché lo colleghi e funziona, però uno che non smanetta più di tanto e non sa dove cercare i vari APK non è sicuramente adatto a lui. Non sempre fluidissimo nell'utilizzo quotidiano, utilizzo gaming ci sta, però il lag è sempre dietro l'angolo, però almeno una cosa è molto buona, che è il prezzo che è di 42 euro, quindi con 42 euro avrete un ottimo riproduttore multimediale da collegare direttamente alla TV. Invece per gli altri utilizzi direi che li fa, però non è proprio che mi è soddisfatto così tanto. E per qualsiasi altra informazione contattami pure e alla prossima su YWinBlog.